Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Allora, questo video lo dedico ad Eriksen per la disgrazia che è successo l'altro ieri. Disgrazia alla fine non è, perché comunque grazie al Signore, grazie a Dio, Eriksen si è svegliato e quindi, diciamo, disgrazia fra virgolette, perché è svenuto sul campo e ha avuto un arresto cardiaco. E comunque mi dispiace tanto per Eriksen, perché molto probabilmente dopo un arresto cardiaco, non lo sappiamo, ma forse interromperà la sua carriera, perché non è detto che continui a giocare, e mi dispiace tantissimo perché ha 29 anni. Comunque, per il momento, caro Eriksen, non devi pensare alla carriera, devi pensare alla tua vita, alla tua salute, che è la cosa più importante. Ancora di più, praticamente, dopo questa cosa che è accaduta l'altro giorno, si capisce che nella vita ognuno è destinato, perché molti tuoi colleghi sono morti in campo. Vedi Morosini, vedi Renato Curi del Perugia degli anni 70, vedi quel giocatore del Siviglia di colore che è morto nei primi anni del 2000, vedi Astori in albergo, eccetera, eccetera. Comunque, quando ci sono queste cose, si mette da parte lo sport, l'agonismo, la rivalità, l'astio, gli sfottò e tutto. E quindi, anche se Eriksen è un giocatore dell'Inter, quello che conta è che tutto sia andato a posto e che si sia salvato. Per fortuna, sono molto contento che in questi giorni ho sentito che si è svegliato, sta meglio. E quindi, quando ci sono queste cose, ragazzi, non c'è squadra, non ci sono nazioni, non c'è soprattutto agonismo e non c'è sfottò. Quindi, quando ci sono queste cose, dobbiamo essere tutti uniti. E i miei amici, colleghi, youtuber, quelli più importanti di me, perché io sono comunque, lo faccio per passatempo, questo è un passatempo per i miei youtuber, i miei colleghi youtuber, diciamo, quelli più rinomati, vedi l'Enigmista, Ambare Palermo, Max Lesation Fair e così via, gli hanno dedicato un video ad Eriksen, e lo sto facendo pure io, mi sono sentito in dovere di farlo. Quindi, riprenditi presto, Eriksen, e soprattutto voglio fare i complimenti anche a Simon Kjær, difensore del Milan, che l'ha salvato. Come Kjær ce ne vorrebbero tante persone che sono così, che sono sempre fredde, che sono sempre pronte a salvare il prossimo. Bravissimo Kjær, bravissimo. Io questo, tra l'altro, questo giocatore lo vorrei alla Juventus in futuro, perché per me è un ottimo difensore, un ottimo capitano, ha già mentalità vincente, è una bravissima persona. Quindi Juventus, faccio un pensierino a Kjær in futuro, non si sa mai. Ciao a tutti, sempre forza Juve, e riprenditi presto, Eriksen.